giallo, venato di giallo e forse anche un po' di nero, meno male. E è un libro che racconta un gruppo di amici che si muove prevalentemente a Roma, ma che tocca tantissimi altri posti, altre città di Europa e non solo, e che gira per ristoranti, alberghi, posti, e che scopre una strana cosa. Qui appunto c'è la venatura di giallo e di nero, e risolve un mistero e salva una persona, questo gruppo di amici, capitanato da Karin, la protagonista del libro, una delle protagoniste del libro. E appunto la parte, diciamo, noir non la possiamo toccare agilmente senza svelare delle cose che invece è bene scoprire leggendo il libro. Però intanto vorrei partire con una piccola provocazione, perché l'altro giorno una persona che ha letto il libro ha detto: eh sì, però questi qui mi sembrano tutti dei conformisti, no? Anche se le storie che sono raccontate, perché sono più di una, sono storie che si intrecciano, persone che si incontrano, che si separano, anche se queste storie sono forse non particolarmente conformiste, non sembrerebbe, però questa persona diceva sono conformisti, e un'altra diceva però insomma questa generazione di 30-40 anni che girano per locali, per i migliori ristoranti, per gli alberghi, insomma sono un po' antipatici. Ecco, perché hai scelto di ambientare così appunto in posti tutti un pochino trendy, o come dici tu, radical chic? No, io dico radical e chic. Va bene, comunque perché? Che poi in realtà, se poi in realtà quello che alcuni lettori pensano è che sono delle persone assolutamente conformiste, anche se poi anche qui ci sarebbe da dire, ma magari lo diciamo dopo. Intanto questa piccola provocazione. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, grazie di questa domanda, perché trovare la risposta non è semplice, anche per il fatto che è una provocazione, però è stato questo commento, questa cosa che ha detto questa persona, per me è stato molto stimolante, perché in effetti i personaggi del mio romanzo sono diciamo conformisti, nel senso che sono professionisti un po' rampanti, un medico, un avvocato, un giornalista, un'editrice, una fotografa, uno scrittore, e quindi diciamo una classe appunto radical chic. Mi fa piacere se è risultato questo, perché siccome invece le storie raccontano dei modi di vivere non conformisti, nel senso che c'è una lesbica che diventa eterosessuale, due donne che si amano insieme al marito di una delle due, una bambina che nasce in un triangolo amoroso, quindi le storie esistenziali e sentimentali non sono generalmente raccontate e rappresentate dai film, dalla letteratura, se non in modo eccentrico. Quindi se alla fine di questa storia quello che rimane è che i personaggi sono dei personaggi conformisti, significa che ci stiamo abituando a delle storie che sono in qualche modo, uso a mia volta una parola provocatoria, deviate.